Cari amici di Pole Position, buonasera. Sono Dani Mendez, consueto appuntamento con le aziende Made in Italy e questa sera abbiamo con noi IRSAP di Arqua Polesine, abbiamo con noi Marco Rossi e grazie CEO di questa bellissima azienda che presenteremo questa sera, che si parla di termoarredo. Esatto, grazie dell'invito. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, un'azienda che nasce nel 1963 da un'esigenza dei due soci. Sì. Ce lo può raccontare meglio nello specifico? Sì, allora nel 1963 eravamo in pieno boom economico in Italia e in Polesine in particolare eravamo reduci dall'alluvione dei primi anni 50, quindi c'era una grande necessità di ricostruzione. Per cui due soci, il mio trisavolo fondamentalmente e il suo socio, avevano la necessità, hanno visto l'opportunità di poter contribuire a questa ricostruzione e si sono focalizzati sul tema del radiatore. Il radiatore era un qualche cosa che all'epoca era necessario per il riscaldamento, ma che aveva lunghissimi tempi di attesa e si sono detti: tutto sommato possiamo farli anche noi, non sarà così difficile, e quindi hanno iniziato. E nell'81 cosa è successo esattamente? Nell'81 hanno reinventato il radiatore introducendo per la prima volta in Italia il radiatore da bagno. Quindi sono stati i primi a pensare a un prodotto specifico per questo ambiente. E oggi la parola appunto termoarredo si pensa, no, come un radiatore, no, da bagno, ma io ho visto sul vostro sito, non è solo da bagno, sono veramente delle opere d'arte, direi, veramente ci sono delle forme, dei colori, sono personalizzabili, quindi è molto importante. Ecco, parliamo quali sono i vostri clienti e il vostro core business. Allora, il core business rimane quello del radiatore fondamentalmente. Il cliente è la termoidraulica tradizionale, quindi il grossista di termoidraulica, ma abbiamo degli importanti influenzatori all'interno di questa catena di vendita, per cui da cui il motivo anche dell'esigenza di sviluppare il design, per cui l'idraulico che ha bisogno di prodotti affidabili per la necessità cogente fondamentalmente, ma l'architetto che invece ricerca la personalizzazione estrema e l'estetica nelle forme. Se dico Tesi, mi viene in mente qualcosa? Tesi è il prodotto che abbiamo introdotto nella fine degli 60 e che rappresenta un po' una rivoluzione all'epoca per noi. È il prodotto più tradizionale per il riscaldamento domestico negli anni 70-80, il radiatore tubolare, come viene definito. La cosa interessante, se posso aggiungere, è che un pochino all'epoca abbiamo ribaltato il paradigma del radiatore e dell'idraulico. L'idraulico andava a costruire l'impianto di riscaldamento in base a quello che era il radiatore che doveva installare. Certo. Col Tesi invece abbiamo introdotto una grossa flessibilità all'interno del prodotto, per cui l'idraulico costruiva il suo impianto di riscaldamento e noi gli facevamo fondamentalmente un radiatore su misura. C'è stata un'evoluzione, un cambio totale. Invece per quello che riguarda anche tipo in ventilazione, quindi anche per quello che riguarda la ventilazione, la ventilazione per quello che riguarda gli antibatterici, sì. So che vi occupate anche di questo. Sì, diciamo non che so se ho detto bene, mi corregga lei. Sì, fondamentalmente trattamento dell'aria, diciamo. Ecco, trattamento dell'aria. Cari amici di Polposium, perdonate, anche la Mendez può sfuggire una parola tecnica, però in questo caso parliamo bene perché è un tema molto importante in questo periodo. Assolutamente. Parliamone. E per noi rappresenta un po' anche il futuro e l'evoluzione di quella che è IRSAP nella nostra concezione, perché noi vediamo il benessere climatico per l'utente dell'abitazione a 360 gradi, quindi non solo riscaldamento, ma anche integrazione di quello che è il trattamento dell'aria e climatizzazione e il controllo da remoto tramite dei prodotti domotica del riscaldamento a 360 gradi. E lei, secondo, con questi servizi che offrite, quale aria respiriamo con i vostri prodotti? Speriamo un'aria buona, fondamentalmente. E noi crediamo che lo sviluppo dell'azienda passi non solo dal prodotto, ma anche dal servizio. E la domotica, la connettività in questo momento ci dà veramente uno slancio che non abbiamo mai potuto avere negli anni passati per poter conoscere l'utilizzatore dei nostri prodotti, che è sempre stato un po' un punto di domanda, una classica signora Maria, ecco. E in quale aspetti distinguete, scusate, stasera così ragazzi, rispetto ad altre aziende? Allora, noi cerchiamo di tenere quel bilanciamento tra l'artigianalità di un prodotto che deve essere fatto secondo le esigenze e le richieste del cliente, ma anche l'affidabilità di un costruttore, di un produttore industriale. Per cui noi crediamo di voler costruire dei prodotti che non saranno mai più economici sul mercato, questo è sicuro, ma dei prodotti che fra 10 anni faranno dire al nostro cliente: sì, ho fatto l'acquisto corretto quando li ho scelti. Il vostro mercato di riferimento?
Allora, noi siamo un'azienda che nasce in Italia, mm-hmm. ma molto sbilanciata verso l'estero. Oggi l'export vale circa il 60% del nostro mercato. Il prodotto radiatore è fondamentalmente un prodotto europeo, perché in Europa si utilizza il radiatore, all'estero, fuori dall'Europa, si utilizzano altri sistemi, per cui noi copriamo oggi tutta l'Europa continentale e la Russia. E progetti futuri? Allora, lo sviluppo dei servizi all'utente finale è sicuramente una linea guida importante, quindi il fatto che oggi possiamo conoscere attraverso questi sistemi di connettività ci dà la possibilità non solo noi di avere informazioni su di lui, ma anche lui di avere informazioni su di noi e di poter colloquiare direttamente con noi nel caso di problematiche, dubbi e soprattutto dal nostro punto di vista poter fare una manutenzione, una diagnostica da remoto del prodotto e una manutenzione predittiva anche su un prodotto che sembra non doverne aver bisogno, ma un po' di bisogno ne ce ha bisogno. Cari amici da casa, i radiatori hanno bisogno che siano in questo caso molto belli, perché ho visto veramente avete una quantità, una vasta scelta, che proprio sono decorativi, sono esatto. delle opere d'arte, quindi complimenti, ma vanno mantenuti, quindi bisogna anche, so che c'è anche lo smart radiator. Esattamente. Ecco, mi dica un po'. Diciamo che noi, fa parte di un po' la filosofia aziendale, ovvero quella di cercare di dare qualcosina in più a chi ci acquista i nostri prodotti, e questo è anche un nostro piccolo contributo verso l'ambiente. Noi oggi sappiamo che il riscaldamento all'interno delle abitazioni è una delle maggiori forme di inquinamento mm-hmm. e riteniamo che l'utilizzo corretto di questo prodotto, di questo riscaldamento, possa contribuire a ridurre fortemente l'impatto ambientale. E i prodotti che offriamo sono fondamentalmente delle valvole termostatiche elettroniche da applicare ai radiatori, mm-hmm. non fanno altro che permettere all'utilizzatore di poter scaldare la stanza che vuole, solo quella stanza, quando lui vuole, quindi andare a risparmiare sul riscaldamento in quelle zone della casa di cui non ha bisogno. Beh, che non ci fai mai male, perché insomma anche le bollette aumentano, quindi anche questo purtroppo è un piccolo problema, quindi avremo sicuramente una soluzione. Filosofia, la vostra filosofia aziendale? Noi crediamo che il cliente debba essere al centro del nostro sviluppo. Questo lo dicono in tanti, diciamo, ma la nostra idea è che attraverso questi prodotti connessi possiamo veramente renderlo centro dello sviluppo. Possiamo conoscere le sue abitudini di utilizzo e utilizzare queste informazioni per sviluppare dei prodotti più coerenti con quelle che sono le sue necessità. Quindi il servizio al cliente. Il servizio al cliente, fondamentalmente. Il servizio al cliente, inteso, più viene seguito, ovviamente, meno maggiore saranno poi i lavori, che se succede un qualcosa. Esattamente. Insomma, riuscite a, esatto. diciamo, a riparare al meglio poi la situazione, il problema, o sbaglio? Esattamente. Quindi il servizio al cliente, il servizio poi di assistenza quando avesse un problema, che può succedere, e soprattutto la possibilità di trovare da noi tutto quello che riguarda il suo benessere climatico, come lo definiamo, all'interno della sua casa, quindi dal riscaldamento al sistema di controllo al sistema di trattamento dell'aria. Quanto è importante il calore dentro la casa, a parte il calore familiare, ma il calore proprio, per esempio, no? In Europa, io sono latinoamericana, latina, quindi lì fa sempre caldo. Quanto è importante avere un ottimo sistema appunto di riscaldamento, in questo caso di radiator? È molto importante per quello che dicevamo prima, le bollette e l'impatto mm-hmm. ecologico, quindi la possibilità di ridurre un pochino l'impatto del riscaldamento sia sulle tasche che mm-hmm. sull'ambiente. E, è importante e non è importante in realtà, nel senso che okay. il riscaldamento è un qualche cosa che dobbiamo avere sotto controllo e che deve essere parte del benessere all'interno della casa, ma è un qualche cosa di cui non vogliamo preoccuparci. Qui noi siamo consapevoli che dobbiamo fare dei prodotti che arredano, per cui dei prodotti belli da tenere all'interno della casa, ma che non devono dare problemi. Tipo rinomino. Orinomo. Orimono. Orimono. Esatto. Io parlo, sembrate linguaggi, ma dovete andare sul sito, veramente, dovete vedere sul sito e dare un'occhiata veramente a questa grandissima azienda. Io ringrazio Marco Rossi della IRZAP, voi trovate Arquapolesine. Arquapolesine. E a Rovigo. Esattamente, orgogliosamente. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie per essere stato qui stasera a Pole Position. Io ringrazio anche voi amici che seguite queste storie, le ascoltate, magari date i vostri feedback proprio anche sulle pagine dei nostri social Business 24 TV. Grazie per averci seguito questa sera e ci vediamo alla prossima Pole Position.